siamo sul Viale Giostra in compagnia del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Gaetano Sciacca. È iniziato il tour de force elettorale, come mai la scelta di schierarsi in prima persona? Ma penso che sia un atto dovuto, perché noi, se è vero che siamo classe dirigente e vogliamo bene a questa città, non possiamo girarci dall'altro lato. Dobbiamo sporcarci le mani, dobbiamo avere il coraggio di dare una visione di città e di programmare quelli che sono interventi che possono essere immediati, di breve periodo e di lungo periodo. Ma la città ha bisogno che tutti quanti ci rimbocchiamo le maniche, perché evidentemente non ci sono sicuramente ricette miracolistiche. Aveva avuto prima delle altre proposte, prima di quella dei pentastellati, e come mai la scelta di scegliere il movimento di Beppe Grillo? Ma guardi, perché per me i ragazzi, il movimento, racchiudono in sé due componenti essenziali. La prima è che sono ragazzi, appunto, giovani, e se tutti diciamo che bisogna aiutare i giovani, mi sembra inevitabile questa scelta. E secondo, perché sono anche visionari, e hanno questo sogno, questa lungimiranza, la capacità di guardare oltre il proprio naso e di pensare a una città, a una comunità, a una nazione, a un mondo migliore. Senta, lei nel 2013 era stato uno dei sostenitori di Renato Accorinti. Quali sono le affinità e le divergenze fra i due programmi elettorali, tra il vostro e quello di Cambiamo Messina dal Basso? Ma vedo, Accorinti è un amico mio, e Accorinti è stato una persona che io ho sostenuto, ho in parte fatto contribuito a fare il programma, sono uno dei 104 firmatari che hanno aderito a quell'appello allora fatto per la sua candidatura, però purtroppo per colpe forse non sue ha fallito, e quindi è giusto che lui ne prenda atto e riconosca nella mia persona quello che può dare non solo continuità, ma far realizzare tutte quelle idee e quei sogni che purtroppo sono rimasti solo nel cassetto. Ingegnere, la scelta di presentare una sola lista può essere un boomerang, come lo fu nel 2013 la scelta di non presentare le liste ai quartieri? No, penso di no, anzi è un modo per distinguerci dagli altri che attraverso un meccanismo perverso presentano tutta una serie di liste che hanno un unico scopo, quello di portare voti al candidato sindaco. Noi ci siamo distinti e ci vogliamo distinguere dagli altri perché il nostro modo di fare politica è sicuramente diverso. Senta, si sente parlare da un po' di mesi ormai di nomi, di liste, si parla poco di programmi elettorali. Quali sono i cardini del vostro programma su Messina? Ma i cardini sono, intanto abbiamo fatto gli idei, ci sono questi gazebo in tutta la città per ascoltare quelle che sono le istanze che vengono dal territorio. E poi alla base evidentemente ci sono quelle che sono state per me due capisaldi: uno, la messa in sicurezza del territorio, e l'altro anche il discorso di dare una prospettiva ai fini di creare le migliori condizioni perché la gente abbia lavoro, perché fino a quando non ci sarà lavoro non ci si potrà essere mai dignità per tutta la gente, per tutti coloro i quali vogliono restare in questa città. Grazie mille.